si chiama granny perché ha lavorato con le mattonelle granny square, la classica mattonella d'uncinetto della nonna. Il poncio è un capo molto bello e versatile che può essere utilizzato per le occasioni più eleganti così come per le occasioni più informali. Infatti, indossato con un jeans è adatto per delle uscite casual piuttosto che può essere indossato sopra una donna o un pantalone più elegante. Per questo è un capo bellissimo che ci troveremo a mettere addosso più volte durante la stagione fredda. Solitamente è realizzato con dei filati di lana o similari, e io per realizzare il mio porcio della nonna ho scelto un bellissimo filato della Tessiland che si chiama Berry. È un misto di lana e acrilico di alta qualità presente in tantissime colorazioni. Io ho scelto tre colori diversi per realizzare le mie mattonelle e li ho combinati in maniera differente tra di loro. E per questo mi sono bastati 100 grammi per ogni colore, più 200 grammi per il grigio, che ho utilizzato per l'unione SUV e per le rifiniture. Se scegliete di realizzare le mattonelle tutte uguali, badate bene che vi servirà più filo per i giri esterni, che sono quelli più grandi, e meno filo per quelli interni. Questo che vedete è un poncio giusto per una taglia ml come la mia e per il quale servono 16 mattonelle, 8 per ogni lato di 22 x 22 cm, come vi spiego meglio durante il video. Per la realizzazione della mattonella, se volete utilizzare questa classica granny square, vi rimando a un video tutorial specifico che ho realizzato dove spiego anche nel dettaglio la tecnica che ovvero l'unione di mattonelle mentre si eh, lavora l'ultimo giro ad uncinetto di ognuna di queste senza mai tagliare il filo. Chiaramente questa è la mia proposta, ma voi potete utilizzare la tecnica che vi è più familiare e che ritenete più adatta e più semplice, quindi potrete anche scegliere di andare ad, uni ad unire le mattonelle semplicemente con acqua e filo. Mi lascio il tutorial e vi auguro buon lavoro! Per prima cosa dobbiamo andare a realizzare 16 mattonelle. Nel mio caso ho deciso di organizzare le mattonelle combinando tre colori in modi differenti. Se decidete di lavorare invece le mattonelle tutte uguali, considerate che chiaramente vi servirà più filato del colore che scegliete negli ultimi giri perché ne serve molto di più. Nel mio caso invece sono stati sufficienti 100 grammi per ogni colore perché li ho combinati mischiando i giri più brevi da, eh, con quelli più lunghi. Quindi la prima cosa da fare è realizzare 16 mattonelle, 8 per il davanti e 8 per la parte di dietro, che dovranno misurare circa 18-19 cm considerando poi che l'ultimo giro è quello di unione che nel mio caso la fa diventare una mattonella di 22 cm. Questo con unione SUGO che è quella che vi propongo dove quindi ci sarà un altro giro identico a questo. Se invece andrete a realizzare un'unione con filo, con cucitura invisibile, com comunque senza aggiungere nessun giro, considerate che la mattonella nel complesso per una taglia ML Deve misurare sui 22 centimetri. Come vedete, nel mio caso ho utilizzato la classica mattonella della nonna andando a fare due giri per ogni colore: quindi ho in totale 2, 4, 6 giri, più un giro con il grigio, che è il colore con cui poi faccio l'ultimo giro. Quindi in totale ne ho 8. Una volta lavorate le 16 mattonelle andiamo a vedere come unirle. Una volta realizzate le nostre 16 mattonelle, dobbiamo andare ad unirle per comporre il nostro poncio. Adesso state vedendo 8 mattonelle che possono costituire il fronte come il retro, che sono identici, disposte come io voglio andare ad unirle. In pratica, queste sono le mattonelle. Che vanno sulle spalle questa è la mattonella che va in... sulla punta in basso del nostro poncio quindi se questo è il fronte sarà unito poi al retro su queste quattro mattonelle queste quattro queste quattro mattonelle verranno unite alle quattro mattonelle dell'altro lato per l'unione potete scegliere la tecnica che più vi piace quindi potete procedere ad unire con ago e filo oppure con uncinetto e ad uncinetto potete scegliere di utilizzare maglia bassissima maglia bassa oppure la tecnica as you che è quella che ho scelto io per il mio progetto e per la quale vi rimando al video della classica mattonella granny square con unione as you che trovate nel canale e che vi lascio qui nel, nel link nell i, nella i per quanto riguarda L'ordine di unione delle mattonelle ci sono svariati modi che possiamo scegliere, e non ce n'è uno migliore dell'altro, nella misura in cui magari alcune tecniche potrebbero essere più performanti dal punto di vista di quante volte attacchiamo o stacchiamo fili, però chiaramente poi ognuno di noi sceglie il metodo che comunque gli risulta più semplice. Quindi io vi vado a raccontare quella che è. La tecnica che vado ad utilizzare io, ma poi sentitevi liberi di, di variare in base alla vostra preferenza. Quello che vado a fare io è utilizzare la tecnica SUGO andando ad unire in questo ordine: questa, 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 questa e questa, per quanto riguarda la prima facciata del mio poncio. Una volta realizzata questa unione, ve la mostro e vi spiego come procedo all'unione sul retro. Per quanto riguarda quindi questo genere di unione, as you quello che vado a fare è, è quanto appunto vi dicevo mostrato in un altro video tutorial. Per cui inizio lavorando questo lato, poi vado a lavorare questo lato e poi lavoro questo in unione, lavoro questo lato, lavoro questo lato e poi lavoro questo in unione, lavoro questo lato scendo in questo modo e poi procedo ad unire questa con questa. Faccio questo lato e procedo ad unire questa con questa su questo lato. Vado ad unire questa con questa, faccio questo lato e poi procedo ad unire questa con questa. Unisco questa e questa, vado su e riscendo e faccio la stessa cosa con le ultime due mattonelle. A questo punto Torno in questo modo e finisco qui, cioè praticamente finisco andando a lavorare tutto questo lato che mi mancava. Questa è la tecnica che scelgo io per cercare di minimizzare l'attacco la, e lo stacco di filo, perché in questo modo praticamente io non, non taglio mai il filo e procedo in un'unica volta e quello che può essere il consiglio per orientarvi, se non avete uh, di mistichezza con questo metodo, è di ricordarvi sempre che unisco la mattonella di sinistra con quella di destra, nel senso che il lato destro è quello fatto e quello che vado a unire non fatto è il lato sinistro. Infatti, una volta che abbiamo proceduto a fare queste tre mattonelle, uniamo questa, cioè uniamo quella di sinistra con quella di destra. Dopodiché lavoriamo questo lato e poi procediamo ad unire questa con questa, cioè quella di sinistra con quella di destra. Spero che questa spiegazione sia abbastanza chiara. Comunque andiamo a fare la prima parte di unione e poi vediamo il retro. Adesso vi sto mostrando una, un pannello del mio poncio terminato. Quello che può essere il fronte, come il retro, che è costituito quindi da 8 mattonelle, 2 mattonelle in alto. Queste tre mattonelle, due mattonelle in basso e una finale che va sulla punta in basso del mio poncio. Questo pannello andrà unito ad un pannello uguale dall'altro lato su questi due lati, questo lato e questo lato di queste quattro mattonelle. Ve lo faccio vedere in una riproduzione un po' improbabile che avevo fatto su carta. Quindi noi abbiamo questi due pannelli identici che vanno uniti qui dove ho fatto un tratto ondulato, unendoli in questo modo. E per procedere in questo senso io continuo con la tecnica Essugo sentitevi liberi di utilizzare anche un altro metodo se vi trovate meglio in un altro modo quello che vi lascio è la mia proposta ma appunto ci sono diverse possibilità e non ce n'è una migliore di un'altra in assoluto ma sicuramente è quella con cui ci troviamo meglio sia dal punto di vista dell'ordine con cui andate a fare l'unione delle mattonelle sia rispetto alla tecnica che state usando cioè se state facendo unione as you go come ho fatto io oppure se preferite utilizzare ago e filo o ancora fare un'unione cosiddetta as you però utilizzando maglie basse piuttosto che bassissime eh, questa eh, è la vostra scelta la mia opzione è proprio questa quindi una volta che io ho unito come vi dicevo prima queste tre mattonelle ho proseguito ad unire queste tre ed ho terminato unendo queste due, vado a fare lo stesso lavoro con la parte di dietro e riparto dalla, dalla parte di destra da questa mattonella e proseguo così a salire nello stesso modo. Proseguiamo dunque a creare anche il secondo pannello e ad unirlo su questi bordi e poi Insieme, come rifinire il nostro poncio? Ecco qui il poncio quasi terminato perché ho unito i due pannelli tra di loro su queste quattro mattonelle che vanno praticamente ad appoggiarsi sulle braccia dalla spalla al gomito. Vi dico di nuovo come ho fatto io semplicemente perché è un metodo che vi permetterebbe, se volete applicarlo, di non staccare mai il filo. Cosa ho fatto? Ho utilizzato Tecnica e si e dopo aver unito una prima facciata, quindi otto mattonelle tra di loro in questo ordine: una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, quindi andando a unire questa con questa, questa con questa, questa con questa. Questa, con questa e con questa e così via ho fatto la stessa cosa per la parte dietro andando ad iniziare da questo lato in comune quindi ho unito questa mattonella a questa adesso non ho abbastanza spazio per aprire tutto il poncio eh, sulla telecamera però provo a farvelo vedere quindi cosa ho fatto avevo queste tre mattonelle e sono andata ad unire queste tre. Tra di loro a partire dall'unione di questa nona, chiamiamola con quella che era la prima. Dopo ho proseguito unendo questa prima a questa mattonella e poi a queste due. Alla fine, per concludere, siccome la mattonella che unisco è sempre quella di sinistra con quella di destra che è completa, ho girato e sono andata ad unire questa mattonella. Per ultima ho unito questa mattonella e poi semplicemente ho dovuto terminare l'ultimo lato della di questa mattonella.

15 e 16. A questo punto il poncio sarebbe già completo perché indossandolo non fa nessun difetto e l'ampiezza che ho sul collo a me piace perché lo voglio un pochino eh, scollato che scenda su, che vada eh, comodo sulle spalle in maniera da poterlo indossare anche con una giacca di pelle per esempio sotto. Ad ogni eh, modo andrò a fare un ulteriore eh, giro utilizzando sempre il punto granny con un altro colore, e eh, durante questo giro possiamo effettuare un certo numero di diminuzioni per eventualmente stringere la parte che va sul collo come più pre preferiamo. La diminuzione la vado a fare semplicemente diminuendo il numero di, di maglie che compongono i gruppi quindi. Ad esempio, io adesso vi faccio vedere, eh, vado a lavorare i primi due gruppi di tre maglie alte che dovrei avere in questo arco in questo arco, ma invece di lavorare tre maglie alte qui e tre qui ne lavoro due qui e due qui, in maniera da stringere un pochino questa parte. A seconda di quanto volete stringere, potete aumentare il numero di diminuzioni, quello che vi consiglio chiaramente è se fate poche diminuzioni, magari come faccio io di concentrarle nelle, nei primi gruppi di maglie in maniera che non sia visibile la differenza nel numero di maglie alte. Vediamo come procedo. Qui dove ho le mattonelle bianche in alto, vado a mettere il rosa. Chiaramente potete andare tono su tono con lo stesso colore con cui avete fatto l'unione oppure eh, divertirvi con uh, gli altri colori come sto facendo io. Cosa faccio? Eh, vado ad infilare l'uncinetto nell'intersezione degli angoli e qui fermo il filo. Quindi lo porto dentro e lo blocco in questo modo. E a questo punto inizio a lavorare, e come vi dicevo, il primo gruppo di 3 maglie alte lo lavoro facendo in realtà solamente due, quindi faccio queste due maglie alte e procedo come di consueto, con una catenella di separazione. Nell'archetto che segue, vado di nuovo a fare solamente 2 maglie alte invece di 3. In questo modo faccio una diminuzione, una catenella e poi proseguo. Adesso per me è sufficiente quindi proseguo facendo come di consueto 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Una volta che arrivo al centro della, del mio poncio, in questi eh, due archetti che sono quelli di angolo, vado a lavorare sempre due gruppi di 3 maglie alte, quindi faccio 3 maglie alte da questa parte, una, due e tre, e poi faccio una catenella di separazione e passo dall'altra parte. Vado qui, quindi lascio perdere questi punti di intersezione, vado direttamente nell'altro archetto di angolo dell'altra mattonella e lavoro le mie tre maglie alte. E poi proseguo, quindi farò la stessa cosa su questo lato. Ricordandomi che in corrispondenza degli ultimi due archetti di questa mattonella da lavorare non farò tre maglie alte ma ne farò due ciascuno e poi vado a fare la stessa cosa di là. Io mi divertirò di nuovo cambiando colore ed ecco qui il mio poncio terminato con la rifinitura di due colori diversi intorno al collo. Vi lascio alcune indicazioni sulla taglia che vengono da sé. Rispetto a quella che è la definizione della mattonella che abbiamo detto essere 22x22 centimetri, compreso il giro d'unione per una taglia ml, avremo di conseguenza 44 centimetri sul lato braccio, che è l'unione di due mattonelle, mentre dove abbiamo 3 mattonelle avremo 66 centimetri. Intorno al collo avendo aggiunto un giro mi trovo 23 cm qui e 23 qui, mentre la distanza da una punta all'altra è di 86 cm. Infine, vi dico quanto misura da qui alla punta inferiore: ci troviamo 62 cm. Se dovete andare ad adattare il poncio per ottenere una dimensione maggiore o minore, dovete andare qui. A variare la dimensione della mattonella considerate chiaramente che se aggiungete un centimetro o levate un centimetro da ogni mattonella le misure aumentano o diminuiscono complessivamente di più di un centimetro perché comunque per esempio da questa parte avrete una diminuzione o un aumento di 3 centimetri in totale spero tanto che questo video vi sia piaciuto se volete farmelo sapere, potete lasciarmi un mi piace o scrivermi un commento qui sotto. E per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video, iscrivetevi al mio canale. Ciao e grazie.